Il nuovo sistema di sicurezza Voyage Planning and Monitoring System garantisce a ciascuna nave della flotta MSC di non essere mai sola, ma sempre sotto il controllo dei tecnici a terra. Il nuovo sistema di sicurezza migliora i sistemi precedenti che indicavano la posizione delle navi ma non la rotta e mette al riparo da eventualità come quella della tragedia del Giglio. Un processo tecnologico illustrato nel corso della giornata Porte Aperte che si è tenuta sulla MSC Fantasia, l'ammiraglia della flotta. Un'occasione anche per scoprire il dietro le quinte delle crociere, il lavoro, la tecnologia e le procedure molto complesse che assicurano ai turisti una settimana di completo svago, come ha spiegato il direttore di MSC Crociere, Domenico Pellegrino. Il successo si ottiene ovviamente nel raggiungimento di una qualità percepita. La tecnologia è un grandissimo supporto, un catalizzatore di questo processo. La soluzione è però nel fattore umano, perché sono le persone e la capacità delle persone di interpretare i ruoli e di rendere concrete queste procedure, queste misure e di applicare questa tecnologia che fanno la differenza. Durante la visita è stato illustrato anche il lavoro sulla sicurezza da un punto di vista alimentare sulle navi MSC. Applichiamo, ha spiegato Enrico Borgnotto, amministratore delegato di Ital Catering, l'azienda del gruppo MSC che gestisce la parte alimentare sulla flotta, un'attenta selezione delle materie prime e la compagnia ha deciso di seguire direttamente tutta la filiera produttiva e distributiva, avendo così la tracciabilità di tutti gli alimenti serviti a bordo e assicurando ai passeggeri una qualità alimentare altrimenti impossibile.